Bentrovati amici, con qui un nuovo appuntamento di Global. Ben, noi siamo a Cagliari, siamo esattamente alla fiera di Cagliari. Oggi si parla di disabili, come vedete si parla di disabilità in Sardegna. Ci vediamo fra pochissimo, parleremo con tutti i protagonisti di questa grande manifestazione qui da Cagliari. Dopo la pubblicità, state con noi. Qui inizia il nostro viaggio, siamo in compagnia di Gian Piero Farru, presidente di Sardegna Solidaria. Buongiorno, intanto i complimenti per questa grande giornata dedicata ai disabili. Sì, un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto in quest'anno europeo dedicato alle persone con disabilità. Abbiamo cominciato 12 mesi fa questo percorso che ha attraversato un po' tutta la Sardegna con iniziative mirate a sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolare le istituzioni competenti dar risposte adeguate alle persone con disabilità che vivono in Sardegna. Lei crede che comunque poi queste giornate possano cambiare qualcosa in Sardegna? Perché credo che in Sardegna ci siano tanti problemi riguardo per l'appunto i disabili. Noi siamo convinti della politica dei piccoli passi, quella cioè che affronta i problemi quotidianamente, incontrando le persone che li portano sulla loro pelle, con loro facendo un pezzo di strada insieme e proponendo di volta in volta le soluzioni migliori per far progredire la qualità della vita di tutti i cittadini della nostra isola. Credo, da questo punto di vista, che questa conferenza regionale possa essere un punto di arrivo e un punto di ripartenza di tante esigenze che le persone con disabilità ancora evidenziano e che attendono ancora di trovare adeguate soluzioni. Bellissima giornata sicuramente questa di Cagliari, una bella giornata anche per gli argomenti che quest'oggi, degli argomenti di cui si discute quest'oggi, in occasione di questa giornata certo non poteva mancare il dottor Carmelo Porcu. Guardi, quando ero piccolino io avere un disabile a casa era molto brutto, era un qualche cosa che ti condannava a una certa marginalità sociale. Adesso, per fortuna, molte cose sono migliorate e la disabilità non viene vista più come una sventura, ma come una difficoltà che bisogna in qualche modo superare. Questo è stato un grande cambiamento sociale e culturale di cui dobbiamo prendere atto. Adesso c'è il problema di difendere i diritti conquistati dagli invalidi e dai disabili. Un diritto all'istruzione con un inserimento scolastico che dia la possibilità al disabile di imparare nella scuola, di tutti quanti, una scuola normale. E poi c'è il diritto al lavoro, perché senza un lavoro il disabile si sentirà sempre emarginato e alle dipendenze degli altri. E poi c'è il diritto a farsi una famiglia e c'è il diritto a vivere come tutti quanti gli altri i vari momenti della vita, cioè praticare lo sport, il tempo libero, viaggiare. Sono tutti quanti questi diritti che appartengono a tutti quanti gli uomini e quindi anche ai disabili. Ma dico un'altra cosa, che un domani il disabile possibilmente, se aiutato, può essere molto utile alla società, perché il disabile è abituato a vivere la vita con difficoltà e con sofferenza e quindi dà degli esempi morali alle persone cosiddette non disabili di cui tutta la nostra società ha estremamente bisogno. Certo che tanto sta cambiando e queste giornate fanno sì che tutto ancora cambi e diventi sempre tutto meglio. Keep a hold on and... I can remember well. Remember back what my mother said. Remember back what my mother said. Siamo sempre a Cagliari, siamo alla fiera e siamo anche in compagnia di un sassarese. Intanto siamo con Franco De Dola, dovete sapere che Sardegna Solidaria ha 34 sportelli sparsi per la Sardegna, uno dei quali naturalmente a Sassari, diretto anche da Franco De Dola. Allora, lo sportello di Sassari si trova a Sassari in via Espresson al numero 16 e 18.
è a disposizione dell'associazione di volontariato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, oppure chiamando il numero di telefono 329-6505-486 per un appuntamento con uno dei responsabili. Siamo a disposizione delle associazioni di volontariato che hanno bisogno del nostro aiuto sia per quanto riguarda l'organizzazione di manifestazioni, ma anche per quanto riguarda l'organizzazione di statuti, bilanci, consulenza legale, fiscale, tutto quello che serve. E i nostri volontari sono sempre lì, e qualsiasi aiuto possibile. Dola, ma in quanti siete venuti qui quest'oggi qui a Cagliari? Noi oggi siamo a Cagliari in 50 quasi, e abbiamo provato un po' la rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato che sono volute venire qui da Sassari. C'è una rappresentanza dell'AVO, una del Soccorso Sardo, una della Genesi, degli scout adulti del Masci, e della Sorgente e così via, e altre associazioni che sono sto a elencare, ma che sono presenti qui con noi oggi. Una piccola combriccola di amici che è venuta qui a portare la sua solidarietà a questo grande convegno organizzato da Sardegna Solidale. Crede che qualcosa cambierà dopo questo convegno? Cambierà, è una parola un po' grossa, però serve sempre parlarne, perché parlarne fa cambiare le cose. Bene, noi la ringraziamo. Un augurio a tutti i sassesi che sono qui quest'oggi, che veramente e realmente poi possa quanto prima cambiare.